Prima riunione della giunta comunale oggi, convocata di buon mattino dal sindaco a Palazzo Fibioni, nuovi e vecchi assessori e primi provvedimenti discussi, ma soprattutto una riunione per conoscere anche i dirigenti dei settori che erano presenti alla riunione. Un vero e proprio primo giorno di scuola. Il sindaco ha voluto subito convocare la nuova squadra di governo dopo il primo consiglio comunale di lunedì scorso col suo giuramento. La macchina amministrativa in realtà non si è mai fermata, ma c'è la volontà di far entrare subito soprattutto i nuovi nel ruolo e nell'operatività. Tra nuovi assessori c'è Ersilia Lancia di Fratelli d'Italia, che raccoglie un'eredità pesante, quella del turismo, che era di Fabrizio Aquilio, che ha ben operato negli ultimi anni, facendo raccogliere alla città numeri importanti in termini di presenze, continuità, ma anche nuove idee per avere una città accessibile pure ai turisti con disabilità, con guide a loro dedicate. Questo sarà uno dei primi impegni. Un settore cruciale per l'Aquila e per tutto il territorio. Mi innesto sicuramente sul buon lavoro di chi mi ha preceduto, che ha dato grande impulso soprattutto al servizio turistico, quello informativo di accoglienza, l'infopoint e non solo. Parlare di turismo all'Aquila significa parlare di una delle identità della città, quindi saremo assolutamente impegnati non soltanto nel miglioramento dei servizi di accoglienza, ma saremo impegnati nel messaggio di l'Aquila a tutto il paese e al mondo, quindi a far conoscere l'Aquila fuori dal territorio, perché la nostra città è una città che si apre con i numerosi eventi e anche con la sua storia. Pensiamo, senza alcuna pretesa esaustiva, ma per fare un esempio importante, al grande messaggio di pace della perdonanza che troveremo il modo di declinare in vari aspetti. Anche Laura Cucchiarella della Lega, la più votata in assoluto, è nuova, ma viene dall'esperienza di consigliere comunale. Tra le sue deleghe ce n'è una molto importante e innovativa, la valorizzazione delle frazioni. Proprio in questi giorni stiamo valutando insieme con i dirigenti e con il signor sindaco quale sarà insomma la forma che prenderà questa delega. Secondo me molto importante, appunto perché tenderà alla valorizzazione delle frazioni e alla vivibilità. Quindi diciamo praticamente cercheremo di fare in modo che l'attenzione venga posta in maniera particolare sulle frazioni e su tutto quanto il comprensorio. Si è parlato sempre di crescita a due velocità, l'Aquila e frazioni, un modo anche per colmare il gap, per fare sempre più città-territorio. Assolutamente sì, questo è uno dei punti saldi soprattutto del nostro mandato e di quello della Lega in particolare, assolutamente sì.